Bastia Castel del Piano 1-1, tutto avviene nei minuti di recupero, prima in vantaggio dei locali, immediato pareggio del Castel del Piano. Era una partita difficile per entrambe, viste le rispettive posizioni di classifica occupate. Sono partiti meglio gli ospiti, bravi nell'occupare tutte le zone del campo. È del Bastia però la prima grande occasione, scambio Bibi Castelletti, ma la conclusione ravvicinata di Castelletti viene alzata sopra la traversa e poco dopo Raccichini con un forte diagonale mandava il pallone vicino alla base del palo. Un contrasto aereo Fanardi e Moscatello fermava il gioco per alcuni minuti. Ad avere la peggio è stato il giocatore ospite, che viene adagiato in barella, accompagnato in ambulanza e poi al pronto soccorso dell'ospedale di Assisi. Si parla di frattura del naso e veniva sostituito da Mancinelli Jacopo. Sospetti in area del Bastia dopo un contatto in area, l'arbitro lasciava correre. Primo tempo terminava sullo 0-0. Adesso passiamo a vedere le fasi salienti della ripresa. Al decimo minuto Silveri richiama Stirati, entrava Coriale, poco dopo Belloni calcia in porta da pochi passi, ma Tamburini con un gran riflesso si rifugiava in angolo e poco dopo era Camilletti, un ex, a sfiorare il palo con un tiro dalla distanza. Al tredicesimo una conclusione di Buonaventura impegnava severamente Bazzucchi. Sospetti in area del Castel del Piano per un tocco di braccio in piena area, tutto regolare per l'arbitro. Castel del Piano pericoloso, al tiro di nuovo con Camilletti, terminato alto. Raccichini per Castelletti, che di testa non inquadrava la porta. Al tiro Marchetti, che veniva respinto quasi sulla linea di porta con il portiere fuori causa. Percussione di Antonini, girata di Castelletti, fuori di poco. Conclude in porta per tre volte il Bastia, due volte bravo Tamburini, la terza volta Antonini non trovava la porta e al 44esimo ospiti vicino al vantaggio con Camilletti, Omorria salvava sulla linea di porta e al 48esimo esplode il degli esposti, Mennini con un tiro dalla media distanza portava in vantaggio i biancorossi, gioia di breve durata, Isenai ristabiliva le parità. Mister, la delusione è tanta? Ma la delusione è tanta, sì, però i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, per me è importante quello. Purtroppo noi, non so se sfortuna o altro, fatto sta che comunque anche al 94esimo riusciamo a prendere gol, non è la prima volta, questo è un problema importante di concentrazione, dobbiamo lavorare su questo, però che dire, i ragazzi hanno fatto secondo me una grandissima partita, eravamo riusciti a sbloccarla proprio allo scadere, bisognava portarla a termine, ma detto questo pensiamo già alla prossima e punto a capo. Risultato preso per i capelli, per quel di dire. Eh sì, quando sembrava che fosse tutto finito, passati dallo sconforto di un compreso, credo, un gollonzo, un'autorete su una punizione, su un tiro dai 20 metri, il portiere non poteva far nulla perché c'è stata una deviazione, sembrava tutto perso, invece i ragazzi hanno avuto una reazione spaventosa e siamo stati premiati. A livello morale conta molto, a livello di punti un po' meno, perché francamente volevamo vincere come volevano vincere loro e credo che il primo tempo, se fossimo stati un po' più lucidi su più di una situazione, potevamo fargli male. Anche il secondo tempo abbiamo avuto una palla gigante messa da Perri per Buonaventura che non ha trovato il tempo per la conclusione. Però sono contento della reazione dei ragazzi.